bellissime, Ilaria Stagni. Cristiana Lionello. Noi di Mandarico, prego accomodarvi. Claudia, c'è un'altra sedia per la signora, però non sono considerata una signora. È possibile, grazie mille. Claudia, sono per le vostre. Vabbè. È lo spettacolo. È il bello della diretta. È il bello della diretta, se avessi. Allora, Cristiana. Sì. Cristiana, però, da poco parlando di Amarcord, è stato visto e fruito con grande gioia dal pubblico e abbiamo detto che... Dov'è il pubblico? Il pubblico è qui, lo vedi? No, c'era la luce. Lo so. Il pubblico è qui di fronte a noi, lo possiamo assicurare. L'avete visto? Sì, assolutamente. Tutto. Il film l'avete visto tutto? Sì. L'avete amato, sì? Ecco, Mario adorava, ovviamente, Oreste Lorello. E una parola, due parole sul tuo rapporto con Mario, su papà. E un ricordo due parole. Diciamo 10, anche 20. Vabbè dai, non gliela faccio. Diciamo 150. Non le devi contare. Allora io. Il microfono. Ricordo Mario a casa mia, sempre, con papà, perché a Mario piaceva moltissimo andare a giocare a tennis e a papà no invece. È vero o no? E stavamo sempre insieme e che dire, io ho fatto dei film con Mario e Mario era veramente un signore in tutti i sensi e anche nel rapporto con gli attori era sempre molto discreto ed educato, però sapeva quello che voleva. E finché non arrivavi a quello che voleva lui, sempre in maniera molto garbata, molto gentile, ti ci portava. Al contrario di mio padre, che se non arrivavi dove voleva lui, dandomi del lei a me, perché sul lavoro mi dava del lei, io lo chiamavo maestro, lui mi chiamava signorina, prego s'accomodi. E ho assistito e beccato tante di quelle parolacce che non ve lo stavo a raccontare. Lei è una cagna, signorina vada via, è una ladra, lei è una ladra. Io sì maestro, sì, è vero. Perché io in realtà ho iniziato col teatro, il doppiaggio non è che mi incischiava, perché stavo lì e guardavo e non partivo mai. All'epoca c'era la pellicola e stavamo tutti in sala, quindi se sbagliavo io dovevano rifare l'anello tutti e quindi mi facevano ti prego Cristiana al terzo ciak parti, ti prego Cristiana, certe botte alle spalle mi arrivavano per farmi partire, però poi quindi ci ho preso gusto, però sì, il teatro è la mia vita, però cavolo, pure il doppiaggio. Accidenti, stare fermi, immobili, non fare rumore e dare solo con la voce l'emozione. Dicevo, ma non è mica così facile, vero Luca? No. E quindi poi sono nata come doppiatrice anche. Vogliamo vedere un estratto, un omaggio che ti abbiamo voluto fare. Sì. È stato dove siamo pronti con questo estratto per Cristiana a livello. Grazie. Questi personaggi che così magistralmente... Non lo ricordavo. Ti sei piaciuta? Sì. Anche a lui, tanto. Sì. Vuoi dare un ricordo della lavorazione con Romero? Non è che c'ho l'Alzheimer. No, perché i lavori sono veramente tanti. Che noi li muoviamo. E gli anni, esatto. Ma io credo di non averlo fatto insieme tu. Ah, ok, in Colombia, il lavoro sì. Perfetto. Perfetto. Quindi questa è una perché se no me lo ricorderei. Ovviamente.
Okay. Ero sola. Il film è stupendo, è straordinario, uno dei più bei film di David Lynch, e presentiamo ovviamente, come al solito, questi personaggi con delle difficoltà più di altre motivi, che magari poi si trasformano. Eh sì, non è tanto normale la ragazza. Cristiana è eccezionale, ovviamente, sempre. E grazie, Cristiana. Ah, grazie a voi. E ovviamente rimani qui con noi, stai insieme a noi, ovviamente, non è che non devi assolutamente andartene. Assolutamente no, anzi. Perché questo è il contributo. Questo è il contributo. E c'è anche un'altra, ci sarebbe anche un'altra clip per te. Da omicidio a luci rosse. Wow. Ti andrebbe di vedere. Io pensavo le dico. Ti andrebbe di vederlo, Cristiana. Ah, avete deciso per i cavoli vostri, A te piacerebbe vederlo con un omicidio a luci rosse? Beh. La povera di Riffi, Holy Body. Quella era bella. Salvatore, penso che puoi trovare 2018 omicidio a luci rosse con Cristiana Leonello. Appena è pronto lo mandi. Film capitale degli anni 80, 1984, Enrico Ghezzi lo ritiene, come dire, il cardine del cinema mondiale degli anni 80. Mentre cerca, non so se Cristiano ti va a dire se ti ricordi dei film che ha dato tuo papà, nominati, tipo Larry Hawk. Larry Hawk per me è un cult. Anche per noi, l'hanno visto migliaia di volte. Ilaria non l'ha mai visto. Tra l'altro penso a questa lacuna terribile. Tra l'altro è anche il primo film dove io e lei eravamo al microfono al vicino. Quindi, non si può non aver visto Lady Hawk. Questa è proprio una mancanza. E lì invece lo giocavamo tutti insieme. C'era Loris Lordi. Loris fighissimo. Massimo Foschi. Massimo Foschi, il grande Massimo. E io. E Carlo Baccarini, questi erano i protagonisti, diciamo, più importanti. È un film meraviglioso e Mario stava lì dietro perché era magico questo film, è magico. E c'era un'atmosfera, a parte di grande serenità dentro la sala, ma un'atmosfera positiva, energia positiva. Io non lo potrò mai dimenticare questo film, perché era un personaggio comunque da favola. Io sono abbastanza eclettica, nel senso che l'altro giorno mi hanno detto ma tu sei anche comica. Io l'ho guardato e gli ho detto, non dico il nome del direttore, dico ma come comica? Cioè, io ho il sangue proprio che è comico, ce l'ho dentro, sono cresciuta con comico. Sono figlia. L'ironia per me, non sarei viva senza l'ironia. Cioè no, perché io ti pensavo sempre a cose drammatiche, o il mignottone, casino. Strumendrang. Io no. Tu mi dai una cosa comica, io. Per me è la vita. Allora possiamo andare con omicidio a luci rosse. Grazie. Un'altra botta di dramma. Non sono molto felice oggi perché mi è arrivata una brutta notizia, però questa serata mi sta allietando. Cosa è successo? Io vorrei che tutti potesse fare un applauso alla dottoressa. Non voglio accusare nessuno, però ho lavorato molto anni di altro insieme e ho fatto il figlio poco prima di venire, insomma, mi ha un po' scossa. Comunque, no, ma è andata via una leggenda, rimarrà una leggenda del suo genere, chiaramente. Però mi fa piacere ricordarlo perché siamo qua.
Grazie per questo mondo. Pensavo che sono uscite prima le notizie che fossi morto, prima che il figlio lo sapesse. Come fanno? Non lo so. Grazie, grazie Cristiana. Ma no, non voglio